Ciao ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Il video di oggi è un video un po' particolare, un po' diverso dal solito, perché mi trovo nella mia postazione di make-up. Non voglio assolutamente fare un video tutorial, non vi preoccupate. Volevo soltanto fare un video un po' più chiacchiericcio e ne volevo approfittare appunto preparandomi perché appunto devo andare ad un evento di enogastronomia. Quindi volevo approfittarne per parlare un po' con voi in un contesto un po' più colloquiale, diciamo. Quindi parlerò con voi, nel frattempo mi preparerò. Metto un fermaglio per i capelli. Sì, sto a posto. Allora, nel frattempo che mi preparo vi dico anche qualche prodottino che ho trovato particolarmente utile in questo periodo. Innanzitutto stendo un siero per il contorno occhi, per il viso e per il collo. Mi è venuta di fare questa tipologia di video perché innanzitutto è un modo veramente più, più tranquillo per parlare. Cioè non per forza deve essere la cucina, perché comunque io non sono solo enogastronomia e basta. Quindi mi faceva piacere farvi vedere un po' di me anche in un ambito che non è la cucina, anche perché l'enogastronomia è una parte molto importante di me. Però ci sono tante cose che ancora non sapete e che pian piano spero di farvi conoscere di me. Comincio la mia base trucco con un fondotinta di Mesauda. Lo uso da circa un paio d'anni, solamente nel periodo estivo, perché mi sembra abbastanza buono, non troppo coprente, però mi piace perché comunque è pigmentato. Mi piace molto. Lo stendo con l'Expert Face Brush di Real Techniques. Ho notato nei vari video, perché comunque ultimamente frequento molto la piattaforma di YouTube, ogni tanto sentirete qualche rumore provenire da fuori perché ho la finestra aperta per il caldo che fa. Dicevo, sento spesso parlare appunto nei video di alimentazione, di messaggi comunque molto molto mirati riguardo alimentazione, fitness, riguardo tecniche particolari per il dimagrimento, tecniche particolari per rassodare i muscoli. Allora, partiamo dal presupposto che, come ho già detto in un altro video in cui ho parlato di alimentazione, di messaggi che possono essere fuorvianti, se volete vederlo potete cliccare qui. Come ho già parlato in quel video, io non sono un medico, quindi come tale non mi verrebbe mai da consigliare qualcosa rispetto a qualcos'altro. E mi rendo conto invece che molta gente fa del proprio canale un veicolo per trasmettere non solo dei minuti di tranquillità, di spasso, ma proprio dei messaggi, cioè dei minuti per spiegare qualcosa di particolare e di mirato rispetto a qualche argomento che magari chi fa il video non conosce in profondità. Io, come voi sapete, sono una giornalista enogastronomica, quindi mi interesso appunto di alimentazione, di ecobio, di sana alimentazione, perché per poter essere giornalisti enogastronomici comunque un minimo di conoscenze riguardo l'alimentazione bisogna averlo. E perché comunque se si consigliano determinati alimenti e determinate ricette bisogna avere un po' di cognizione di causa. Indipendentemente da questo non sono un medico, anche se comunque mio papà è insegnante di educazione fisica in pensione e nella sua vita ha fatto, oltre ad essersi laureato in scienze motorie, ha fatto anche diversi anni di medicina, e quindi un pochino ho bazzicato nell'ambiente, diciamo, tra virgolette.
conosco tantissime cose riguardo la medicina e l'alimentazione, ma non mi potrei mai sognare di consigliarvi qualcosa a livello di alimentazione se non le ricette, che comunque sono sempre ricette abbastanza calibrate, equilibrate dal punto di vista nutrizionale. Ci sono sempre più persone che utilizzano YouTube come un mezzo per comunicare cose oppure per comunicare mode del momento, come c'è stata la moda della dieta detox, cose del genere. Cioè, per me sono cose assurde. Ci arroghiamo il diritto di insegnare alle persone cose di cui nemmeno noi sappiamo l'esistenza reale e scientifica. Cioè, non si può insegnare... Messaggio. Era qualcuno di voi su Instagram, vabbè. Dopo vi risponderò. Non si può, intanto utilizzo l'Under Eye Concealer di Nabla. Nonostante sia un correttore liquido, si fissa molto bene e mi piace moltissimo. Lo utilizzo sia per la zona del contorno occhi che per piccole imperfezioni del viso. Lo sto stendendo con il pennello di Real Techniques proprio per blush e prodotti per piccole superfici in crema. Non bisogna mai pensare di poter insegnare qualcosa di cui non si conosce scientificamente nulla o quasi. Cioè, le lauree sono fatte per questo, le specializzazioni che prendono i medici o comunque i nutrizionisti sono fatte per questo, altrimenti tutti sarebbero nutrizionisti, tutti sarebbero personal trainer, tutti sarebbero medici sportivi, eccetera. Cioè, se qualcuno ha inventato l'università, ci sarà un motivo. Vuol dire che qualcuno si è svegliato la mattina e si è accorto che non tutti possono diventare medici solamente praticando qualcosa. Quindi bisogna stare molto attenti. Io ultimamente ho visto anche dei video di filmati contro l'anoressia, contro le malattie alimentari e soprattutto contro questo modo sbagliatissimo di insegnare un'alimentazione basata sul privarsi del cibo, quindi tutti quei siti pro-ANA, ecco. Io non sapevo nemmeno l'esistenza dei siti pro-ANA, metto un pochino di cipria, io credevo appunto che non esistesse nulla di tutto ciò e mi ha veramente scioccato questo vedere su internet i siti pro-ANA, perché comunque, per chi non lo sapesse, sono dei siti in cui ragazzine per lo più esaltano una malattia gravissima come l'anoressia o la bulimia, però in questo caso l'anoressia, dicendo che appunto l'anoressia non bisogna allontanarla, ma bisogna praticarla per poter ottenere dei risultati dal punto di vista fisico. Cioè, l'anoressia, ragazzi, parliamoci chiaro, è una delle malattie e delle piaghe più gravi che esistano sulla faccia della terra. Miete un sacco di vittime, di morte, tra le giovani donne, in tutto il mondo. E noi, nel 2014, stiamo ancora a convincere la gente all'alimentazione corretta. L'alimentazione corretta dovrebbe essere uno stile di vita. E noi non facciamo altro che dover fare dei video per svegliare un pochino gli animi delle ragazze e anche dei ragazzi, perché badate bene, ci sono tantissimi ragazzi, perché noi crediamo che l'anoressia sia solo un problema femminile, ma ci sono tantissimi ragazzi, e intanto continuo a prepararmi, tantissimi ragazzi che soffrono di anoressia. Io non mi capacito del fatto che ci siano ancora siti aperti e che Google non li blocchi. Google o chi per lui non li blocchi. Dovrebbero essere presi in considerazione questi problemi molto di più rispetto alla politica. Dovrebbero essere prese in considerazione molto prima
dei problemi di politica, di welfare e di tutto il resto. Io sono scioccata da questi, da commenti di gente che dice io non mangio, oppure da consigli per poter dimagrire non mangiando. Cioè, ho visto un sito, un blog di una ragazza che diceva tutti i consigli utili pro Anna per dimagrire. Diceva un centinaio di consigli assurdi, cioè che era, a mio avviso, era palesemente un modo per ammalarsi in modo repentino, ammalarsi in modo grave e soprattutto difficilmente tornare indietro. Quindi io sono veramente scioccata e volevo fare questo video e non la solita pappa che ho visto anche in altri video, tipo di filmati, filmati mirati che devono farti capire che non devi dimagrire in modo esagerato. No, cioè bisogna parlare chiaro, con la gente bisogna parlare chiaro. Io sono una giornalista, quindi sono esperta di comunicazione. Per me, sin dall'infanzia bisogna parlare con i propri figli, mi rivolgo alle mamme e ai papà. Sin dall'infanzia bisogna stare vicino ai propri figli, bisogna far capire, e intanto faccio un po' di serietà, un po' di sciocchezze. Mua, praticamente questa è una terra illuminante, io la applico per fare un po' di contouring. Bisogna fare molta, molta lezione di vita, specialmente in infanzia. In infanzia bisogna stare molto attenti perché la scuola è una palestra di vita. I nostri figli passano molto molto tempo a scuola, quindi quello che noi insegniamo loro viene vanificato se a scuola i modelli sono esattamente contrari. Quindi il lavoro del genitore è un lavoro molto ma molto 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 molto, lo dirò sempre, importante, e soprattutto bisogna stare vicino ai figli, anche se non vogliono, anche se non vogliono. È ovvio, non bisogna essere ossessivi, non bisogna diventare dei pazzi e soffocare i propri figli. Noi persone adulte che un giorno vorremmo essere genitori, dobbiamo prepararci al fatto che dobbiamo stare vicino ai nostri figli. È una cosa importantissima, cioè la cosa più importante che noi possiamo fare per i nostri figli, specialmente nell'età dell'adolescenza e della preadolescenza, perché poi quando i problemi avvengono è troppo tardi. Quando i nostri figli, e in questo ci metto molto il mio lavoro, quando i nostri figli hanno problemi di alimentazione è perché noi non li abbiamo seguiti durante la loro infanzia. È così. Non pensiamo che comunque la scuola, il lavoro, la vita sociale vi faccia del male. No, se un ragazzo, anche fragile, se un ragazzino anche fragile, ha accanto a sé una famiglia che lo supporta, che dà amore, che dà a lui amore, e non, per amore non intendo baci e abbracci, per amore intendo anche che gli insegni cosa significa giocare con il cibo anche da piccoli, che gli faccia capire che avere le mani in pasta mentre la mamma fa una focaccia o una torta non vuol dire sporcare il bambino e poi io aiuto, poi lo devo pulire, no, è meglio che gioca con il passeggino o la bambola. No, facciamo rendere conto già da quando i bambini sono piccoli cosa vuol dire alimentarsi, cosa vuol dire utilizzare alcuni cibi piuttosto che altri. E piuttosto si usa, faccio una breve parentesi, come invece di, non di o, oppure. Ci tengo a precisarlo perché sento molte volte che si usa il piuttosto che in altri modi. Comunque, torniamo a noi. Bisogna rendersi conto che l'educazione comincia dall'infanzia. Comincia innanzitutto già da quando un bambino è nella pancia. Figuriamoci quanto spazio e tempo ci sia da quando quella persona è un feto
a quando diventa un possibile anoressico o anoressica. Quindi vuol dire che noi in quel frattempo dobbiamo fare tantissimo per i nostri figli, tantissimo. Dare un messaggio ai giovani, sì, può servire a quelli che comunque già sono, hanno paura di sbandare, ma il messaggio bisogna darlo alle famiglie, ai genitori, non soltanto ai giovani. Rendiamoci conto che la cosa più importante è dare i messaggi giusti anche ai genitori, perché molto più spesso ci sono genitori che diventano genitori e non lo sanno nemmeno loro perché. Diventano genitori perché hanno rapporti non protetti, ma non sanno il perché sono diventati genitori. Quindi la mia visione è molto più allargata. Impariamo a fare prima i genitori. Insegniamo ai figli cosa significa alimentarsi, cosa significa giocare con il cibo. Se un bambino non ama la verdura, ingegniamoci. Mi sono occupata di alimentazione per bambini, anche nel mio sito lericettedellamorevero.com c'è proprio una sezione, una rubrica dedicata al mondo dei bambini, si chiama Baby Kitchen. Ora la voglio ampliare e la voglio far diventare Baby World, perché comunque non si parla solo di cucina, ma anche proprio del mondo dei bambini, quindi la vorrei ampliare. Questo è il Soft Talker e il Paint Pot di Mac. Lo metto su tutta la palpebra mobile nel frattempo. È ottimo, io lo trovo veramente ottimo. Una buona base per il trucco, ma anche un buon ombretto in crema, perché si fissa lì e rimane secco. Quindi, l'alimentazione per i bambini. Quando i bambini... Quando vedete che un bambino non ama la verdura, non la mangia, mio figlio non mangia la verdura. Ma tu hai provato a camuffargliela? Hai provato magari a fare dei muffin o delle polpettine fatte a caramella? Devo fare una rubrica, fatemi sapere se vi può piacere. Devo fare una rubrica, mettetemi un mi piace oppure scrivetemi un commento, specialmente le mamme, una rubrica su come... Cioè sull'alimentazione per i bambini, su come camuffare dei cibi per poter far sì che siano appetibili per i bambini. Perché si sa bene che i bambini non amano il verde, non amano alcuni colori, il rosso. Per esempio ho sentito l'altro giorno che la mia vicina di casa diceva: mia figlia non ama il pomodoro e quindi è molto difficile farle mangiare il pomodoro. E quindi io prendo una schiacciatina bianca. Sì, in quel caso a secondo i suoi gusti. Però ricordiamoci tanto che il pomodoro è una fonte inesauribile di fibre, vitamine, sali minerali. Mio padre, quando ero piccola e dovevamo andare al mare, a me e a mia sorella Silvia dava tutti i santi giorni 3 pomodorini pachino, 3 per uno, e diceva: mangiateveli come delle caramelle. Perché sapeva che quei pomodori erano una fonte di sali minerali e vitamine che ci tirava su durante il bagno al mare. Quindi è importante educare i bambini sin dal primo momento di vita ad assaporare i vari sapori, ad abituarsi al formaggio, alle verdure soprattutto, alle verdura e frutta, ai legumi che comunque sono, ovviamente in infanzia vanno dati con moderazione perché sappiamo bene che sono un pochino un po' particolari. Nel frattempo sto applicando questo ombretto di Nabla. Bisogna sempre informarsi, e per informarsi non vuol dire, non intendo informarsi scientificamente tramite internet, perché internet non è il nostro medico. Quando noi abbiamo qualcosa, la prima cosa che facciamo ultimamente è andare su internet e vedere a cosa corrisponde. Noi non siamo, noi parlo come categoria che lavora sul web, non siamo i medici di nessuno. Siamo persone che possiamo dare consigli solo se ne sappiamo la scientifica applicazione di essi sul nostro corpo e sulla nostra psiche. Quindi bisogna stare molto molto attenti. Cerchiamo di non privarci
dei nostri diritti. Il medico curante, il medico di base, è un nostro diritto, quindi dobbiamo utilizzarlo. Anche il pediatra è un nostro diritto. Andiamo da un nutrizionista, da un pediatra, da un medico, chiediamo cosa fa bene al nostro figlio e quindi cosa fa bene al nostro adolescente e quindi come può crescere una persona consapevole del cibo che mangia. Come può? Vedrete che se c'è un insegnamento che parte dal basso, parte dal nucleo familiare, dal nido, come lo chiamo io, vedrete che non ci saranno più problemi di anoressia, di bulimia, ci sarà solo qualche chilo in più. È una questione di forza di volontà. Vedete, per esempio, Annalisa Superstar. Lei, per esempio, secondo me, è una valida persona e il suo è un valido canale da questo punto di vista, perché comunque lei premette sempre, non dà consigli buttati lì al caso, cerca sempre di non dare consigli a livello di alimentazione, però i suoi risultati si vedono, quindi è la costanza che l'ha premiata, è la costanza e la forza di volontà, il coraggio di ammettere di avere un disturbo. Cosa ha insegnato Annalisa? Che la forza di volontà premia. Sto mettendo nel frattempo il colore più scuro sull'angolo della palpebra mobile e su tutta l'arcata della palpebra mobile. Che cosa? Quindi ci ha insegnato che non dobbiamo abbatterci, che se abbiamo un qualsiasi problema dobbiamo affrontarlo con coraggio. E per affrontare un problema con coraggio bisogna prendere di polso il problema e lavorarci su, senza pigrizia, senza null'altro, perché la pigrizia è la prima malattia. Cioè, più che parlare di anoressia mi viene da parlare di alimentazione, perché ci lavoro tutti i giorni, perché io lavoro con case editrici, collaboro con progetti di alimentazione, ho collaborato anche con ActionAid Feltrinelli per un progetto di un libro che è anche stato scritto a più mani con Alessandro Borghese, lo chef di Real Time, e con Paola Marella, con altri sempre di Real Time, ma anche con attori famosi, come per esempio Stefania Rocca. Un libro che comunque parlava di alimentazione per aiutare i bambini che realmente hanno problemi di alimentazione, i menù che fanno del bene. Sono ricette appunto scritte a più mani da me e da altri personaggi. Io vi invito magari ad andare sul sito della Feltrinelli Gribaudo a visionarlo, perché comunque tutto il ricavato nostro, di noi giornalisti e di addetti appunto al lavoro, è stato devoluto in beneficenza per ActionAid. Quindi non sono solo le ricette da vedere personalmente. È importante educare all'alimentazione e si parte dai bambini. Ricordiamoci sempre che il primo veicolo siete voi, mamme. Nessun altro può insegnare ad amare il cibo senza renderlo possessività, senza renderlo vizio, ma in modo sano ed equilibrato come voi mamme. Nessuno. Cerchiamo sempre, come facevano gli antichi, di trasportare le proprie esperienze di vita positive ai nostri figli. Quindi, se noi abbiamo avuto in passato delle fobie, dei problemi alimentari, delle disfunzioni, eccetera, qualsiasi cosa, qualsiasi disfunzione, sia mentale che fisica, cerchiamo di non trasmetterle ai nostri figli, perché questo sarebbe l'errore peggiore. La Wycon Long Lasting Eyeliner Deep Black, la 01, che è una matita fighissima, niente da invidiare a quella di alla Perversion di Urban Decay. Guardate, io ve la consiglio, veramente ottima. Intanto deformerò l'occhio, ora quando rivedrò questo video mi verrà da ridere. Vabbè, la metto anche sopra. E nel frattempo mi dimentico di quello che stavo dicendo.
Ah, ecco, stavo dicendo che non bisogna mai far trasportare le proprie ansie ai figli. Cioè, se tu hai vissuto una vita d'inferno, perché la devi far vivere a tuo figlio? O viceversa, se tu hai vissuto una vita di privazioni, perché devi viziare tuo figlio perché come se fosse lui il riscatto della tua vita passata? Non c'entra niente, il figlio è una cosa, tu sei un'altra. Il figlio nasce da zero, i figli nascono da zero esperienze, quindi cominci tu a dargli quelle esperienze, a dare loro quelle esperienze. Se tu parti dando già un'importanza a qualcosa rispetto a qualcos'altro, vuol dire che stai già dando la tua impronta a tuo figlio ed è sbagliato. Io nel frattempo stavo parlando in modo deficiente, perché quando mi impiego per fare qualcosa diventa così. Le esperienze partono dal basso, quindi se tuo figlio nasce da zero esperienze, tu non devi improntare le sue esperienze a seconda di quelle che hai vissuto tu e delle privazioni che hai avuto tu. No, il bambino parte da zero, ok, fagli fare i suoi approcci con l'alimentazione da zero, come dovrebbero fare tutte le mamme. E se tu non sei in grado, non avere paura di chiedere qualcosa a qualcuno professionista. Come mi devo comportare? Ma anche uno psicologo, non ci vergogniamo, ragazzi, non ci vergogniamo degli psicologi, dei nutrizionisti, dei dietologi, dei medici, degli psichiatri. Perché ci dobbiamo vergognare? Non siamo tutti uguali, fortunatamente Dio, non siamo tutti uguali. Non ci dobbiamo vergognare. Scusi, dottore, io ho un problema. Oppure, io ho questa cosa. Esponiamo al medico o a chi per lui il problema. Mio figlio non ha questo buon rapporto con il cibo. Oppure, mio figlio è appena nato. Come posso indirizzarlo verso un cibo e una alimentazione consapevole? Vedrete che sarà la scelta giusta. Vedrete. Perché è importantissimo, è super super importante stare vicino ai propri figli in questo senso. Poi i baci, le carenze, ma sì che glieli diamo, è ovvio che glieli diamo, è anche quello una cosa importante. Non bisogna mai rinunciare a dare un bacio per vergogna o per imbarazzo, perché nella propria infanzia non si è avuto abbastanza affetto e quindi si rimane così rigidi, razionali, oppure i papà, per esempio, ci sono alcuni papà, no, io i baci a mio figlio non glieli do perché è una cosa da donne, ma stiamo scherzando? Non credo proprio. Nel frattempo prendo il Dior Show Extase di Dior, è un campioncino, no, non è un campioncino, l'ho trovato nella palette di Dior per il viaggio che mi ha regalato la mia amica Dora, ma Dora ti adoro. Lo metto un pochino qui sulle mie ciglia. Se non vogliamo spaventarci di ciò che i nostri figli potrebbero diventare, cominciamo ad educarli sin da subito, perché un domani non possiamo dire ma mio figlio non è quello che io pensavo fosse, mio figlio si droga, mio figlio ha preso una brutta strada, mio figlio ruba, mio figlio non mangia più. E tu te ne accorgi dopo, quando ha 17 anni, 16 anni, 15 anni, e tu in 15 anni cosa hai fatto? Cosa stavi facendo? Ti stavi truccando tutto il tempo? Oppure stavi pensando a quanto poco affetto avevi avuto nella tua vita? Oppure ancora eri preoccupata della cellulite? Perché poi succede anche questo. Nasce un figlio, il fisico si trasforma e il problema rimane quello. Oddio, sono ingrassata, mio figlio è stato un problema perché sono ingrassata. E tutte quelle cazzate, passatemi il termine, che ne convengono. E poi una cosa, la cosa più importante, ragazzi, i figli si fanno con consapevolezza. I figli non devono essere un problema
perché il problema diventa reale quando i figli non sono voluti. Fateci caso, se un figlio non è voluto, non lo fa. Ci sono tanti metodi per evitare brutte, in quel caso brutte sorprese, perché un figlio non è mai una brutta sorpresa, ma lo è la sorpresa che verrà dopo se noi non lo educhiamo bene. Quindi cerchiamo di essere consapevoli e di trattare i nostri figli con consapevolezza, appunto. Cerchiamo di renderci conto che i nostri figli non sono dei giocattoli, non sono un capriccio del momento perché magari litigavamo con nostro marito e quindi per risollevare la coppia abbiamo fatto un figlio. Non sono, intanto metto il Liquid Tech Blush di Nabla, anche qui mi sto trovando benissimo. Allora, non sono un metodo per risolvere problemi di coppia, prima cosa. Non sono qualcosa che può nascere così, a meno che non ci sia già amore e consapevolezza di volerlo. Però i figli, io sono più d'accordo sul fatto di programmarli nel senso quantomeno come, non come giorno proprio preciso o come mese, però programmarli a livello di periodo della propria vita. Sono d'accordo, perché comunque secondo me un figlio non è una cosa così che uno fa e poi dice vabbè dai, mi è venuto male, ne facciamo un altro che viene meglio. No, il figlio nel momento in cui nasce deve essere accolto in un ambiente perfetto per lui, non perfetto in senso lato. Metto un po' di struccante, così mi do giusto una pulita alle mani, poi ovviamente mi do una pulita per non macchiare il mio mobile di trucco. Va bene, allora, ultimo step, ci pettiniamo i capelli. Questa è la Tangle Teaser, molto famosa in questo periodo, molto popolare, ne stanno parlando tutti. Io mi trovo abbastanza bene, anche se devo dire la verità, ho notato che un pochino i capelli li spezza, cioè non li spezza a metà, li spezza alla radice, cioè nel senso li tira, perché comunque è sempre plastica. Diamoci una bella pettinata. Aia, mi sono strappata i capelli nel frattempo. Ci diamo una bella pettinata e andiamo a questo evento enogastronomico a Forlì, anche perché è mezzogiorno. Va bene, io ho finito, mi sono preparata, un trucco molto semplice, come avete visto, era solamente un modo per chiacchierare di qualcosa di molto più importante. Io vi mando un bacione, scrivetemi nei commenti dicendomi la vostra, perché ci tengo tantissimo a conoscere anche il vostro parere, soprattutto il vostro parere, soprattutto il parere delle persone che mi seguono realmente. Io vi mando un bacione, vi auguro una buonissima giornata a qualunque ora voi mi stiate guardando e ci vediamo al prossimo video. Ciao!